Tutti bentornati in Cucina con Agnese, siamo arrivati alla 200esima ricetta ragazzi e oggi cucineremo una carne mai cucinata in Cucina con Agnese, un po' sottovalutata più delle volte ma molto economica e molto gustosa. Oggi cucineremo il coniglio con la pancetta. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 900 g di coniglio, io ho preso un coniglio intero e l'ho tagliato da sola, facilissimo. Anche per voi un consiglio, ci sono un sacco di tutorial su YouTube, altrimenti fatevelo tagliare pure dal macellaio. Ci sono 100 g di rigatino toscano o potete utilizzare anche della pancetta normalissima, ma il rigatino toscano è un tipo di pancetta. 12 pomodori datterini già tagliati a metà, 2 cipolle tagliate molto finemente, del timo fresco, un bicchiere di vino bianco, sale, dell'olio extravergine d'oliva, quello buono mi raccomando, e pepe a piacere. Utilizzate una casseruola o un'ampia padella che possa andare anche in forno, la mia è già che mi aspetta sui fornelli e allora mettiamoci subito a cucinare. Il consiglio che voglio darvi: una volta tagliato il coniglio, avendo comprato un coniglio intero, c'era molto sangue. Io l'ho lasciato diverse ore immerso nell'acqua, l'ho asciugato e tamponato e ora è pronto per essere ricoperto di pancetta. In questo modo, questo tipo di pancetta naturalmente, come vedete, è a fettine molto molto piccoline, quindi ne utilizzerò diverse. Andate a ricoprire tutto il coniglio in questo modo e procedete così per tutti quanti i pezzi del coniglio. Se dovesse essere servire, fermatela pure sotto con uno stuzzicadente. Io finisco tutti i pezzi del coniglio e ci vediamo fra pochissimo. In questa ampia casseruola che andrà poi in forno ho aggiunto neanche un cucchiaio pieno di olio extravergine di oliva. È arrivata a temperatura, andiamo ad appoggiare i nostri pezzi di coniglio e lasciamoli rosolare bene e sigillare da ambedue le parti. Una volta rosolati non dovranno essere del tutto cotti, li trasferiremo poi in un piatto. La nostra carne si è sigillata ben bene, l'ho tolta e poggiata su un piatto. In questa padella invece andiamo ad aggiungere la cipolla tagliata finemente, non vi spaventate, c'è qualche fogliolina di timo. Facciamola stufare leggermente, cuocere qualche minuto, mescolatela spesso così che non si attacchi e non si bruci. Ecco qui, è ben rosolata. Step successivo, dobbiamo aggiungere il coniglio all'interno della pentola. Cercate di appoggiarlo direttamente sulle cipolle come sto facendo io. Se riuscite. Nel frattempo preriscaldate anche il forno a 180 gradi, mi raccomando, perché questo coniglio finirà con la sua cottura direttamente in forno. Aggiungete anche il succo. I pomodori, tutto attorno. Un pizzico di sale. Sfumate col vino bianco. Del timo fresco.
E ora spegnete il gas, questa finisce di cuocere in forno a 180 gradi per 45 minuti, un'oretta circa. Ci vediamo dopo e non ci resta che mangiare. Infornatelo e mi raccomando, ogni tanto bagnatelo col fondo di cottura. Ci vediamo dopo. Eccoci qui, noi siamo pronti per gustare il nostro coniglio con pancetta, ha cotto a 180 gradi per un'ora esatta. Ogni quarto d'ora circa aprivo il forno e bagnavo il coniglio con il fondo di cottura. A noi non resta che andarcelo a gustare. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta anche a voi, se la rifate, mi raccomando, taggateci, mandateci foto, aspettiamo le vostre creazioni. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.